Si è svolta domenica scorsa all'interno del loggiato Belvedere di Giulianova il Festival Agape Caffè Letterari d'Italia e d'Europa, organizzato da Rotary International di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria e Spoleto Art Festival. Alla presenza delle numerose autorità cittadine, regionali e rotariane, oltre all'autorevole presenza del rettore dell'Università degli Studi di Teramo, professor Dino Mastrocola, a testimonianza di quanto il Rotary sia sensibile al valore della cultura in tutte le sue declinazioni, quale espressione di una crescita individuale, morale e politica al passo con i tempi. Nel corso della cerimonia sono state conferite ai numerosi ospiti le medaglie personalizzate del premio Rotary Agape 2018 a personaggi del mondo della cultura, del giornalismo e del Rotary che si sono distinti nei loro campi di competenza, soprattutto nell'ultimo anno. Tra i premiati, gli scrittori Antonio Lera, che ha presentato il suo ultimo libro Il tempo e la bellezza, Angelo Sagnelli, Gabriella Cinti, Giovanna Cristina Vivinetto, Cristina Del Tutto, Franca Berardi, Luca Romani, Raffaella Lanzetta e Sara Palladini, i pittori Gabriele Partemi e Anna Maria Di Giuseppe, il fotografo Silviano Scarnecchia, il musicista Ugo Minuti, il presidente di Spoleto Art Festival, professor Luca Filippone, e la giornalista Monica Pelliccione. Non sono mancati nel corso della cerimonia, da parte dei premiati, i reading di alcuni brani tratti dalle rispettive pubblicazioni. Uno su tutti, quello di Raffaella Lanzetta, accompagnata al piano dal dottor Ugo Minuti, primario di cardiochirurgia dell'ospedale di Teramo. Partecipata e applaudita dal pubblico presente, la manifestazione ha tracciato senza dubbio un percorso ben delineato verso un multiculturalismo ormai nei fatti, che non può essere disgiunto dalla domanda sempre più attenta di una trasformazione del linguaggio aderente al tempo che stiamo vivendo e di una cultura che includa sempre di più la diversità delle voci, sintomo di una ricchezza che non può e non deve essere oscurata dall'intolleranza di un'ignoranza di ritorno. Noi, di Delichesis, al termine della cerimonia, ci siamo intrattenuti con alcuni ospiti ai quali abbiamo rivolto qualche domanda.